Allora, innanzitutto, prima domanda, faccio riferimento a questo foglio che lei ha prodotto oggi, indirizzato, sembra per conoscenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Silvio Berlusconi. E innanzitutto, di chi è la grafia? La grafia di mio padre. Allora, siccome lei sicuramente la conosce meglio di chiunque altro, se lo vuole leggere direttamente lei il documento. Sì, c'è un 2 anteposto perché era la seconda pagina. È C'è un'annotazione in alto di un numero. numero 2, sì, perché era la seconda di 2 pagine. È per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Silvio Berlusconi. Anni di carcere per questa mia posizione politica interna. No, legga piano, se no non si capisce nella registrazione. Anni di carcere per questa mia posizione politica. Intendo dare il mio contributo e non sarà modesto perché questo triste evento ebbe. Questo evento, scusi, io con la grafia di mio padre non è che. Non Non abbia a verificarsi. Sono convinto che se si dovesse verificare questo evento, sia in sede giudiziaria che altrove, l'onorevole Berlusconi metterà a disposizione una delle sue reti televisive. Se passa molto tempo ed ancora non sarò indiziato del reato di ingiuria, sarò costretto ad uscire dal mio riserbo che dura da anni e convocherò. Non si legge bene, costretto e convocherò e poi. Sì. Quindi, quest'ultima, se passa molto tempo e ancora non sarò indiziato del reato di ingiuria, sarò costretto ad uscire dal mio riserbo che dura da anni e sarò costretto e convocherò e poi la frase è tronca. Allora, ci dica cos'è questo foglio? Innanzitutto è parte di un documento più ampio, visto che c'è il È la numero 2. seconda pagina di un documento più ampio, sì. Infatti la missiva era indirizzata al dottor Dell'Utri e per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Silvio Berlusconi. Fa parte di quella che era anche quella mezza lettera ritrovata, fa parte di una serie di 3-4 lettere che avevano rappresentato questo tipo di argomentazioni. Aspetti, faccia capire. Prego. Fa parte. Questa è, lei ha detto che è scritta da suo padre. Questa è manoscritta personalmente da Manoscritta da mio suo padre. padre. Ma era. Doveva, è stata spedita? Non è stata spedita? Doveva essere spedita questa? Costituiva. Cioè. Questa è una minuta, non so se poi è stata spedita questa direttamente o altra, questo non sono a conoscenza. Insomma, suo padre le ha dato spiegazione di questa lettera? Ne ha mai parlato lei con suo padre di Sì, questa ovviamente. Di lettera? questa lettera ne ho parlato in maniera così perché, come ho rappresentato più volte, non è un argomento che amo trattare, in quanto anche la prima volta che mi avete mostrato quel documento sono stato Sì, ben no, ma il reso. fatto che lei non ama trattare, diciamo, non toglie, noi le facciamo le domande a lei. Allora, veniamo al dunque. Risponda. Rispondo alla domanda. Sì. E allora, le faccio innanzitutto una domanda che nasce da una intuitiva considerazione. Dal raffronto della lettera su cui l'ho interrogata una mezz'oretta fa, un'oretta fa, è questa, ci sono delle evidenti ricorrenze, alcune frasi, alcune parole sono identiche. Sì, perché Posizione politica, portare il mio contributo, che non sarà di poco, là c'è messo che non sarà modesto, si fa riferimento in entrambe al triste evento che non abbia a verificarsi, ho ribadito mettere a disposizione delle reti televisive, cioè c'è una connessione fra Sì, queste ho due ribadito lettere? quando ho Chiarisco. risposto alle domande del suo collega, dottor Di Matteo, che in merito a questa documentazione, a queste lettere, io avevo portato diciamo, l'originale, quella che costituiva la lettera che mi avete mostrato nella sua interezza, alla visione di mio padre. Mio padre, non potendo ricevere quello che era documentazione diretta da parte mia, annotava a sua volta quella che era il contenuto di queste, quindi di fatto ne aggiustava i contenuti e ne perfezionava quello che doveva essere. Ne doveva costituire l'esito finale di queste missive. Quindi, se ho capito bene quello che lei sta dicendo, questa Prego. lettera che lei ha portato oggi è una
frutto della rielaborazione da parte di suo padre, esattamente, di quella lettera che lei gli aveva portato in carcere. Sì. Dopodiché, cosa fece suo padre di questa rielaborazione? Se la tenne per sé o la fece avere a lei per farla avere a Provenzano? No, questa rielaborazione me la fece avere a me per consegnarla di nuovo allo Verde, e poi ovviamente non so che fine abbia fatto. Non so che fine abbia fatto. Questo è il secondo foglio, lei ha detto. Sì. Lei sa quante pagine era composta? Due. Due? Sì. Perché sembrerebbe qua essere tronca la frase finale. A parte che è un'evidente fotocopia, no? Sì. Lei ce l'ha davanti. Sì, ce l'ho davanti. È una fotocopia. Sì, credo che erano due, ora esattamente non mi ricordo. Mi ricordo che la prima parte c'erano degli appunti per il signor Loverde e poi c'era l'intestazione originale che era per il dottor Dell'Utri. Poi non so se è stata fotocopiata. Ma nel primo foglio cosa c'era? L'intestazione e alcuni appunti per il Loverde in merito a questa interpretazione, ai due aggiustamenti che lo stesso mio padre aveva operato a quello che era il testo che inizialmente mi aveva consegnato il Loverde a me. Senta, ma al di là di quello che lei... poi questa lettera, lei dove l'ha trovata? L'ho trovata tra le cose di mio padre, non era di quelle, diciamo, custodite. Quindi ha trovato solo questo foglio? Al momento sì, e qualche altro foglio che ho consegnato, anche qualche altro foglio che ho consegnato. No, dico, di questa lettera composta... Ah sì, solo questo. Solo questo foglio. Ribadisco che erano argomenti che non volevo neanche inizialmente trattare in quello che era appunto la... Perché mi sembravano abbastanza delicati e non ho avuto... Ora, nel raffronto fra le due lettere, mi prego, segua, nel raffronto fra le due lettere, la parte nuova che non c'è in quell'altra è quella finale. Vabbè, c'è l'intestazione, no, le parti nuove sono due, l'intestazione per conoscenza del presidente Berlusconi e la parte finale. Se passa molto tempo ancora non sarò indiziato del reato di ingiuria, sarò costretto ad uscire dal mio riserbo che dura da anni. Ha costituito oggetto di commento questo passaggio con suo padre? Cioè chi è che minacciava, diciamo così, di uscire dal riserbo? Mio suo padre o Provenzano? Mio padre. Suo padre. Quindi era una lettera che avrebbe dovuto scrivere suo padre? Sì, erano varie appunto ipotesi di lettere, aggiustamenti che erano stati scritti e poi nella sua forma definitiva consegnati. Ovviamente la conferenza stampa non poteva essere fatta sicuramente dallo Verde. La conferenza stampa, lei cosa si riferisce? Alla convocazione? Sì, perché lì non si capisce. Sì, si dice convocherò, non si sa cosa. Sì, era una conferenza, ora mi è venuto in testa una conferenza stampa. Scusi, allora Ciancimino, cioè suo padre, scriveva, lei ha detto a Dell'Utri. Sì, e per conoscenza. E per conoscenza del presidente Berlusconi, ed era quindi a Dell'Utri che voleva minacciare di uscire dal riserbo? Non so se è una minaccia, questo non voglio... Non lascio a voi l'interpretazione, sì. Vabbè, al momento non ho altre domande. Prosegue il collega con, non so se ancora su questo tema o su altro. No. Sempre sul tema della lettera. Prego. E soltanto se è in grado di rispondere in base a quello che le ha detto suo padre. Si legge: sono convinto che se si dovesse verificare questo evento, poi tra parentesi, o meglio, c'è scritto sia in sede giudiziari che altrove. Mi pare di leggere così. Legge così. Sì, sì, leggo, ho letto. Ovviamente mio padre non era molto favorevole a quello che era il triste evento ipotizzato nella prima missiva di... eventi delittuosi all'interno della famiglia, pensava che casomai un uso giudiziario era più appropriato. E che significa sia in sede giudiziaria? Ovviamente che rilevare tutte quelle che erano il bagaglio di informazioni avrebbe dato via a un'inchiesta giudiziaria. Mio padre non trovava, diciamo, molto etico il fatto di poter usare la minaccia di verso figli o verso terzi come motivo per attirare l'attenzione di questi soggetti, per cui preferiva farlo nell'ambito giudiziario che non in quel tipo di ambito che era rappresentato nella precedente missiva. Ma mi scusi, che vuol dire
sono convinto che se si dovesse verificare questo evento sia in sede giudiziaria che altrove, l'onorevole Berlusconi metterà a disposizione una delle sue reti televisive. Se passa molto tempo e ancora non sarò indiziato del reato di ingiuria, sarò costretto ad uscire dal mio riserbo. Quindi, se non si verificherà quale evento in sede giudiziaria, Vito Ciancimino sarà costretto ad uscire dal suo riserbo. E riserbo su che cosa? Cioè, che cosa prospettava, lasciamo perdere minacciava, che cosa prospettava Vito Ciancimino di poter dire in questa conferenza stampa? Raccontare quella che era stata la nascita della coalizione che poi aveva dato vita al gruppo Forza Italia, una serie di fatti che ne avevano determinato la nascita. Questo glielo dice suo padre? Sì.